Jacob, l'astronauta destinato a diventare il primo uomo a viaggiare oltre la Luna, si trova catapultato in un'avventura surreale quando scopre un'entità aliena durante un incidente spaziale. Questo incontro cambierà radicalmente il corso della sua vita e la sua comprensione dell'universo. Attraverso flashbacks e una narrazione non lineare, il film esplora la vita di Jacob, noto anche come Spaceman, e le conseguenze del suo incontro con l'ignoto. Dopo 6 mesi solitari nella sua navicella spaziale, la sua salute mentale è messa a dura prova, aggravata dal fatto che sua moglie, prossima al parto, decide di lasciarlo e interrompere ogni comunicazione. Ma quando sembra che la solitudine lo stia inghiottendo completamente, compare una strana creatura aliena che Jacob decide di chiamare Hanush. Questa creatura diventa non solo il suo unico compagno, ma anche una guida che lo aiuterà a riflettere sui suoi errori e a trovare una nuova consapevolezza di se stesso. Spaceman è una storia avvincente che esplora temi universali come l'amore, la solitudine, l'identità e il significato dell'esistenza umana, offrendo uno sguardo intenso e profondo sull'esperienza umana nello spazio infinito. Un caloroso saluto a tutti gli amici e le amiche di Radio S23 e benvenuti a questa nuova puntata di Black Mirror. Con noi come sempre c'è Maurizio Rucco. Ciao Maurizio. Ciao Andrea, ciao a tutti coloro i quali ci stanno visionando in diretta e magari speriamo nelle prossime visualizzazioni del futuro. Bene, bene, bene. Cominciamo subito a questo punto a parlare della puntata di oggi, come avete potuto intuire dalla clip. Ovviamente oggi parliamo di un film e questo è un film che mi è stato indicato da Maurizio, lo ringrazio tantissimo per avermi proposto questo film, lo ringrazierà molto anche il mio analista, visto le discussioni che ne verranno fuori. E quindi, che dire, cominciamo subito, no? Parliamo di Spaceman, quindi con Adam Sandler, del mandato uscito proprio recentemente su Netflix, credo a inizio marzo, ed è un film che suscita molti dubbi, molte perplessità sulla natura umana fondamentalmente. Cominciamo magari proprio in escalation, quindi dall'inizio del film, quindi andiamo ad affrontare il primo punto che è stato messo subito in evidenza, che è la solitudine, quindi il rapporto che ha l'astronauta, il protagonista di questo film, che ricorda un pochettino, almeno per quanto mi riguarda, ricorda un po' un percorso quasi a cercare nell'estremo universo, quindi nella vastità dell'universo, in realtà una profonda ricerca del nostro io interiore. Tu come vedi, ad esempio, l'aspetto appunto che hanno subito evidenziato sulla solitudine e l'isolamento di questo astronauta? Sì, è proprio così. È un film sull'isolamento, sulla solitudine e soprattutto quello che mi ha fatto innamorare subito di questo film, che sicuramente non è esente da difetti di natura, come dire, quasi scientifica, perché ovviamente se si sta a pensare nel dettaglio a molte delle cose che accadono, non ha sicuramente dietro la consulenza di due fisici, come è successo in Interstellar o in altri film o serie più recenti. Ci sono cose che sono un po' strane, quindi non è un film, secondo me, da percepire con l'emisfero sinistro. La razionalità deve essere un po' messa da parte. Deve essere più un film percepito col cuore, sentito, perché parla di qualcosa che quasi certamente appartiene un po' a tutti coloro i quali seguono questi canali di controinformazione. Dico quasi perché alcuni secondo me lo fanno un po' per passatempo, però molti, spero molti di noi, sono un po' animati da quello che potremmo definire un viaggio da entronauti, cioè di viaggiatori dentro noi stessi. Uso questo termine perché tanti anni fa, quando ho iniziato il mio percorso,
c'era proprio un libro celebre che si chiamava Entronauti ed era un po' una specie di antipasto, no? Per quello che poteva poi aspettarti. È un viaggio di introspezione che nel film viene visto come un viaggio verso l'esterno, ma è praticamente un parallelo con un viaggio verso l'interno. E quello che appunto, come dici tu, si nota è la quantità enorme di solitudine che è all'interno di un pochino tutti i protagonisti, che sono tre. C'è un alieno con la forma di un ragno, c'è Adam Sandler, che sarebbe Spaceman, quello che va nello spazio, e sua moglie Lenka, che sta sulla Terra. Ed è letteralmente una sorta di psicoanalisi, questo film, che fa molto riflettere perché sembra che parli di tre personaggi, ma in realtà parla dell'uomo in senso umanità, non del maschio, dell'uomo-donna, insomma, di quello che ciascuno di noi percepisce quando comincia ad affacciarsi in maniera piuttosto profonda nei meandri di noi stessi, insomma. Sì, e ad esempio a me ha colpito molto, no, il concetto proprio della scoperta personale. Infatti, ecco perché parlavo prima di un'introspezione quasi dell'io interno, perché in effetti quello che si percepisce da subito è quasi proprio una scoperta di se stesso, quindi è proprio una ricerca della scoperta di te stesso, il voler dare un'interpretazione a che ruolo possiamo avere noi nei confronti della vastità dell'infinito. Ad esempio, ecco, Anush, il famoso alieno che è comparso, io ho trovato che possa avere quasi un ruolo o della nostra parte più profonda, quindi più interiore, o da una parte di comunione verso diciamo verso il tutto, quindi verso la parte più che ci racchiude un po' tutti quanti. Come vedi ad esempio l'aspetto te di Anush, no? Che ruolo, che ruolo gli hai dato in questo film? Allora, prima di tutto mi dispiace per la questione spoiler perché una persona che non ha visto il film potrebbe essere un po', soprattutto verso la fine, spoilerato dei contenuti che troverà in questo film. Tuttavia, sarebbe anche interessante che magari attraverso ciò che noi diciamo uno poi lo veda perché non va visto una volta sola, almeno un paio di volte va visto questo film, lo veda con maggiore attenzione perché dice tante cose. E come dicevi tu, l'alieno è fondamentalmente qualcuno che ci aiuta. E questo aiuto spesso proviene da un agente esterno e a volte capita anche che provenga dal nostro inconscio, dove una parte di te incomincia a spingerti, a sottolinearti cose che sarebbe forse il momento di cominciare a osservare, che magari tu hai sepolto nel tuo passato e non vuoi affrontare, pensi che non sia il momento di affrontare. La cosa interessante, come dicevi prima, soprattutto è la solitudine e è molto interessante il periodo storico, secondo me, che noi stiamo vivendo, dove il concetto di solitudine non è un concetto, è una realtà praticamente un po' per tutti quanti e lo si evince da quanto, secondo me, sono esplosi i social. I social non sono altro che un palliativo. Le persone non si incontrano più. Diciamo che secondo me quello che è successo 4 anni fa ha fatto da spartiacque, non è più come prima, già stava deteriorandosi la cosa. Poi adesso tutto è diventato ancora di più tecnologico e freddo e distante e tutta la parte di interazione con le persone è mediata da uno schermo. E qui torniamo al discorso di Black Mirror. Se si spegne lo schermo, che cosa rimane? Rimani tu che ti specchi nel nero e chi sei tu fondamentalmente. Non siamo più abituati ad osservarci. E questo film, secondo me, non fa altro che fare capire come quel problema che in questo momento viene così fatto passare in sordina, proprio perché è sostituito come palliativo dai social, in realtà sia uno dei problemi, ma vedremo
quanti ce ne sono che vengono snocciolati in questo film, che vengono tirati fuori veramente col cavatappi. E la personalità del ragno è molto interessante, ma sono interessanti tutte e tre le personalità, le andiamo a vedere secondo me tutte. E devo dire che a me, francamente, è piaciuto anche l'inizio, anche se la fine è molto più bella, secondo me, dell'inizio, perché immediatamente vediamo il cosmonauta Jacob che ha gli stessi fondamentalmente problemi che abbiamo noi, perché addirittura si trova in una situazione dove ha paura, perché è la prima volta che incontra l'alieno e non gli si dà la possibilità di difendersi se non recita una specie di cantilena allo sponsor. Quindi anche lui è obbligato a fare una réclame in diretta TV per poter utilizzare un'arma per potersi difendere da quello che lui all'inizio pensava fosse un nemico, che poi diventerà suo migliore amico. E quindi è dipendente dagli sponsor, dal denaro. E noi in questo momento abbiamo questo tipo di schiavitù. E poi è dipendente da quello che sta accadendo in quel momento. Lui è distante, distante da qualcosa che aveva sottovalutato, ossia la sua famiglia, ed è distante dal pianeta. Noi non sappiamo cosa vuol dire essere lontani dalla Terra, perché nessuno di noi, secondo me, ha avuto molte opportunità per fare una roba del genere, perché sono pochi quelli che sono stati magari sulla stazione spaziale per un periodo piuttosto prolungato. Però penso che anche estrarci così dalle nostre radici, dal nostro pianeta, sia una cosa forte per chi lo vive, perché anche i nostri, non so, nativi americani parlavano di Pacciamamma, qualcosa di un legame che si crea tra un corpo umano e la terra che lo ha generato. Quindi c'è anche questo tipo di problema che lui deve affrontare. Tiene duro. Come fa a tenere duro? Attraverso una tecnologia, devo dire piuttosto ridicola se uno la analizza dal punto di vista scientifico, perché non è altro che una specie di connessione indiretta tra la Terra e dove lui sta, che è nella zona di Giove. Quindi non c'è un tempo di ritardo, neanche alcuni secondi, letteralmente si parlano come parliamo noi in questo momento al cellulare. Ovviamente non c'è questa tecnologia, ma è un film di fantascienza. E da lì in poi, quando io ho visto questa cosa, e siamo all'inizio del film, ho cominciato a togliere completamente la parte della razionalità, la parte scientifica. Va bene, lasciamo perdere come ci riescano, va bene lo stesso, va bene così. E dicevo, questo C-Connect, che è questa invenzione per cui parlano in diretta direttamente con la Terra, non è altro che il sistema di tenuta psicologica. Cioè, se non ci fosse questa connessione con la Terra, che accade più volte, sia con appunto la base spaziale che gli dà comandi, insomma, fanno una specie di feedback se tutto va bene, ma soprattutto con la moglie. Se non ci fosse la moglie che nei primi tempi della missione, pur avendosi poco da dire perché sono sposati da tempo, fanno magari delle sedute in cui stanno in silenzio, che però lui basta, la moglie vedremo meno, lui si tiene ancorato, ancorato a quello che è la sua missione. Secondo me questo ha una certa importanza perché già all'inizio incominciamo a capire come un cosmonauta che non ha fatto altro che delegare alla sua scelta: io sono un cosmonauta e voglio andare nello spazio, è la mia missione, non guardo in faccia nessuno. E già si capisce l'enorme dose di egoismo che c'è. Col tempo, passano i giorni, lui comincia ad avvicinarsi sempre di più a questo contatto, anche se un po' effimero, nel senso che si parlano appunto poco, appunto, con la propria moglie, Lenka, a casa, che lo tiene, è come se fosse il fuoco sulla fiaccola che si sta spegnendo, ma lei soffia e cerca di tenerlo acceso. Questo all'inizio. Mi hai chiesto del ragno, però intanto ho cominciato a parlare di Jacob, se vuoi Sì, dire qualcosa. no, beh, a questo punto ritorniamo a una domanda che si ripropone spesso su questi tipi di tematiche, specie quando andiamo nel rapporto personale, che appunto si ripete, no? Quindi che ruolo ha secondo te appunto l'amore
in questo film, c'è cioè proprio il fatto che lui ami questa sua moglie, tra l'altro sua moglie incinta che sta per avere un bambino, ma allo stesso tempo nel film si vede attraverso i flashback che vengono mostrati, insomma, dove lui in realtà poi non si dimostra così amorevole nel tempo, no? Anzi, sembra alquanto distaccato, non riesce a carpire esattamente ciò che prova. Sì, è proprio così. Correggimi se sbaglio, perché magari dico qualche cavolata. Inoltre, anche qui faccio un disclaimer che non abbiamo ancora fatto. Io e Andrea non ci prepariamo, letteralmente una chiacchierata tra amici. Abbiamo visto entrambi il film e ne stiamo commentando in diretta insieme a voi, quindi non c'è una preparazione. Quindi spero che questa spontaneità sia poi più gradita ancora alle persone. Devo dire che quando si parla della moglie, quindi del rapporto di amore che si genera fra queste due persone, prima di parlare del rapporto d'amore, che poi diventa la chiave di tutto alla fine del film, all'inizio quello che si vede è che francamente un po' da maschietto egoista non ci avevo mai pensato, quel film, ci ho pensato poco, mettiamola così, e quel film me l'ha flashato abbastanza bene, è la quantità di solitudine e di sofferenza che anche Lenka, che letteralmente è la moglie dell'astronauta e nient'altro, che lì che lo aspetta, in realtà vive. Sta vivendosi una maternità da sola, non c'è il marito. E si capisce, perché lei lo dice, quanto il tipo di amore che lei ha vissuto in tutti questi mesi, barra forse anni, di preparazione affinché il cosmonauta possa essere pronto per fare la missione, quindi con una sua totale assenza, perché deve allenarsi e stare in una base spaziale, invece di essere lì accanto a lei. Lei la vive come una sorta di, e qui sono termini testuali, amputazione di sé. Mi ha fatto molto riflettere questa parola. Una donna che per stare accanto al suo uomo, in preda alle sue manie di egoismo, va bene, alle sue manie, voglio andare nello spazio, non fa altro che amputarsi pezzi di sé per potersi relegare al giusto ruolo, esattamente così, modellato sulle esigenze che dovrebbe avere la moglie del cosmonauta. Quindi lei amputa appunto pezzi di sé, modifica il suo io, modifica il suo modo di relazionarsi con lui, e questo genera sofferenza, perché non c'è quel movimento naturale, quella spontaneità che ci dovrebbe essere, proprio perché l'ego di lui non fa altro che nascondere tutte le velleità di lei, che deve per forza appunto sparire un pochino come personalità e come ego per poter stare accanto a lui e per essergli di sostegno. Pur notando che l'assenza di lui e quindi l'assenza di attenzione di lui verso di lei è piuttosto forte. Sì. Io non sono mai stato nello spazio, ma ho fatto lo stesso errore, quindi io Vabbè, non so se Andrea ti è mai capitato di. possiamo farne. Sì. Inevitabilmente, per quello ti ho detto prima, che l'analista sarà felice. Ed è normale questa cosa. E partendo dal fatto che poi arriva Anush, no? E a me ha colpito, no? Perché appunto, mentre all'inizio viene fuori appunto il suo ego, no? Quindi tutta questa sua questa sua fierezza di sé, quindi lui pensa al suo lavoro, pensa tra virgolette anche magari in maniera giusta all'umanità e tutto quanto, però non pensa a se stesso fondamentalmente, e quindi non si accorge che facendo del male a chi gli è a fianco, fondamentalmente sta facendo del male poi a se stesso. Poi, ripeto, arriva Anush e gli sconvolge tutti i suoi principi, perché lo porta a ragionare su cosa rappresenta lui in questa vita. Sì, tra l'altro quando Anush arriva, subito prima c'è proprio qualcosa di emblematico, secondo me, perché anche Lenka, la moglie, si lascia andare a una frase in cui ammette che lei era innamorata del marito,
soprattutto perché lui era un uomo ambizioso. È ovvio che l'ambizione non ha a che fare con il rapporto di coppia, ha a che fare con la propria, col proprio ego. Io voglio diventare quello che va nello spazio, che può capitare a una persona su pochi miliardi, e lui deve essere quello. E lei è attratta da ciò, non intuendo che quando tu sei attratta dal potere, molto probabilmente quel potere poi non comprende te. E lei comincia già a far capire questa cosa e non ha un ragno psicanalista che glielo sta dicendo. Quindi piano piano, parlando con le persone che in quel momento ci sono intorno, comincia a capire che sta perdendo l'amore verso di lui, perché l'amore è anche qualcosa che viene percepito, non è solamente qualcosa che viene dato. E in quel momento lei è assente nella mente del cosmonauta. Ma che cosa accade? Come dice il film, quando si è soli si pensa tanto. Ed ecco che improvvisamente le vite sono veramente divise. Non c'è solamente la vita divisa di Lenka, che ha il marito nello spazio, e del cosmonauta, che ha la moglie sulla Terra, e che cominciano a rivedere appunto l'effettiva importanza. Ma c'è anche la solitudine dell'alieno, perché Amush, l'alieno, ha i suoi problemi. Lo capisci subito, dal fatto che all'inizio lui è attratto da cosa? Dalle emozioni, va bene, ma soprattutto da una crema di nocciole che gli viene donata all'inizio per cercare di fare il primo dialogo, il primo contatto, direbbero Star Trek. È un dono di una crema di nocciole da parte del cosmonauta verso l'alieno. Lui ne è attratto, l'assaggia con il suo tentacolo e ne va matto, perché gli ricorda comunque i sapori del suo pianeta, che si percepisce essere veramente distante e completamente diverso dal nostro. Ed è molto interessante tutto ciò, perché questa figura che sembra, nonostante sia bruttina per noi esteticamente, perché rappresenta un ragno, però non è male questa scelta di pre poi prendere il ragno, magari lo vedremo poi, in realtà lo rende anche lui, questo ipotetico Superman aiutatore del genere umano, un umano. Perché parte con dei problemi, non c'è solamente il problema che è lontano dal suo pianeta, ma c'è anche il problema che lui racconta, che è l'ultimo sopravvissuto della sua razza, sono stati distrutti tutti, è rimasto solo lui. Quindi per la serie della solitudine, lui incarna la solitudine infinita. Ricordiamoci che quando una persona comincia a pensare a fare un lavoro su di sé, non può non pensarci al fatto che accadrà tutto ciò. Cioè, è comunque un percorso che ti allontana da molte delle amicizie che tu hai, proprio perché diventa anche un lavoro di introspezione. Il tempo diventa importante, prezioso, e spessissimo non lo concedi facilmente, preferisci quasi stare da solo con te stesso. Quindi il fattore solitudine va affrontato. E in questo film, a parte il marito e la moglie che hanno problemi di solitudine oggettivi, troviamo il personaggio più solo dell'universo, perché non c'è più nessuno, neanche uno della sua razza. E che cosa desidera fare? Aiutare qualcuno. Cioè, questo non è male. Se quello è messo peggio dell'universo, cosa fai? Vai a aiutare qualcuno che è messo meglio di te. E lo fa. E lo fa. Sì. Però è interessante come comincia il rapporto proprio con questo discorso della crema delle nocciole, perché noi, e torniamo al discorso dei paralleli con il nostro tempo attuale, non stiamo facendo altro che la stessa cosa, nel senso che il compensativo, secondo me, per eccellenza alle problematiche che noi abbiamo, ce ne sono tanti di compensativi, droga, alcol, e via discorrendo, ma uno è il cibo. Ed ecco che questo imperversare, prima parlavamo dei social, adesso c'è l'imperversare dei chef e tutti i programmi connessi. Sono dei sistemi per prendere le persone e farli capire, guardate che tutto sommato, e l'ho vissuta anch'io questa cosa, ci sta. Tutto sommato ti puoi fare una bella mangiata oggi e via così. Non ci pensare. Mangi e bevi, che vuoi che siano i tuoi piccoli problemi, che poi in realtà tutti abbiamo. Quindi cominciamo a intravedere, se uno ci pensa, come la nostra società sia in realtà strutturata proprio per far sì che
che i buchi evidenti che noi abbiamo come esseri umani in questo periodo storico siano abilmente compensati da una regia più alta affinché tu non ci pensi, non ti rendi conto che stai vivendo in questo modo. Sì, sì, ho visto, prendiamo appunto, come lo chiamava lui, il conforto, no? Quindi esatto. Rappresentava il conforto, il ciucciare la cioccolata alla nocciola, e però a differenza, quello che fa poi comprendere a Jacob è che in realtà poi lui il conforto, almeno per quello che io ho visto nel film, per quello che io ho capito dal film, il conforto vero poi lo trova nei momenti dove lui rivive gli attimi di felicità di inizio della relazione, e lì capisce che effettivamente quello era la sua parte, la sua aspirazione, il suo conforto reale, e quindi lo porta a cambiare se stesso, quindi a sconvolgere completamente il suo ego, rivedendo completamente la sua posizione. La cosa bella è che il fattore risolutivo per tutti e tre è un fattore imponderabile, che però nel film è in qualche modo concreto, perché questa nube che si è palesata sui cieli di tutto il pianeta, che è situata appunto nella zona di Giove, ma che riempie praticamente una grossa fetta di spazio in tutte le latitudini del pianeta, viene chiamato il principio. E c'è questa attrazione fortissima verso il principio. Uno, perché ricorda un po' un'aurora boreale. E, per esempio, la moglie, che è sulla Terra, in realtà ne è molto attratta. Ci sarà un momento, alla fine, in cui lei, da sola, si reca nel momento giusto, in cui accadono delle cose di cui parleremo tra poco, a viversi, come noi potremmo andare su una montagna da soli con il binocolo a guardare le stelle. Lei lo fa proprio con un senso di comunione, come se quella nube potesse avere una sorta di effetto benefico su di lei. E questo elenca. Jacob è quello che l'ha mosso. La missione è stata sponsorizzata, pagata, da persone che volevano che un cecoslovacco, perché non è l'America o la Russia, ma è la Cecoslovacchia, anche questo è un po' bizzarro, vada per primo in questa nube, con dietro i coreani, quindi americani, russi, tedeschi, nulla. Ci sono i coreani che arrivano secondi, che arrivano per primi i cecoslovacchi. I cecoslovacchi e tutto il mondo sono attratti da quello che è apparso nel cielo, perché nessuno sa cosa sia, e lo chiamano il principio all'interno di questo film, un po' imbeccati da quello che dice il ragno, perché lui afferma che lì dentro c'è il principio di tutto. È molto interessante tutto ciò, perché è come se fosse il punto dove risiede la speranza. Un po' quasi inconsciamente nel caso della donna, un po' più concretamente, perché lo sente parlare il ragno, il cosmonauta, e quindi si rende conto che lì ci potrebbe essere qualcosa di particolare, e il ragno stesso, perché afferma addirittura di averlo già assaggiato, che lui conosce questo principio, dice proprio di avere sentito la sua consistenza dentro di sé. Infatti gli viene fatta la domanda: ma tu da quanto tempo sei vivo? E non c'è neanche risposta, sembra quasi un essere quasi eterno. La sua risposta è: se morirò sono nato, ma non dice quanto. Quindi chissà da quanto tempo sulla carta quell'essere è lì, e la enorme quantità di esperienza e di sensibilità che un essere del genere possa aver maturato. Ma questo principio è comunque un attrattore. Torniamo ai paralleli. Esistono delle cose simili? Ecco, fondamentalmente il cielo, secondo me, per noi, per il genere umano, nella storia è sempre stato l'attrattore. Tutti siamo sempre stati un po' magnetici, tutti no. Una percentuale di persone è sempre stata magnetizzata dal cielo. Guarda verso l'alto, chi con speranza, chi con fiducia, chi per la bellezza. Però c'è qualcosa che
tutte le anime sentono come polo di attrazione guardando il cielo. È sempre stato così. Infatti preghiamo il cielo, diciamo il cielo, perché là risiedono le meccaniche celesti, i principi, qualcosa che ci muove, che non sappiamo bene cosa sia, ma sentiamo che tutto proviene da là. E quindi anche questo principio, che in questo caso è visibile, ha questa forma di nube, di nebulosa enorme, non è altro che forse la fiducia, la speranza, la fede che si rende materica. E quindi il desiderio forte di andare a conoscere questo mistero, che potrebbe anche essere sanatorio, diciamo così. Ed è comunque lo scopo della missione, cioè se quello è lì è perché vuole entrare lì dentro. Ci sono gli strumenti anche di misurazione che devono essere attivati quando entra. C'è tutto un programma che è stato stabilito affinché questo accada. E quello che accade, secondo me, poi ti rilascio la parola, interessante è che proprio più si avvicina il contatto con il principio, ossia la nebulosa, e più questa sorta di psicoanalisi tra Jacob e l'alieno diventa più intensa. Parliamo un attimo di questa psicoanalisi. Non è nient'altro che i ricordi, soprattutto emotivi, di Jacob, che vengono rivissuti letteralmente ad occhi aperti, con la partecipazione di questo alieno che in qualche modo fa da regista, riesce a intercedere, a intercettare quello che è nel suo passato, è codificato nelle sue cellule, e ha creato dei blocchi e glieli fa rivivere. Con la differenza che sembra quasi che questo elemento, questo ragno, si nutra di questo elemento, di queste emozioni. E da lì si capisce perché lui è estremamente attratto, da una parte, dalle emozioni e dalla sofferenza di questo cosmonauta, ma dall'altra sembra quasi che per lui sia nutrimento. Perciò. Quindi lui ne è quasi ghiotto, vuole assolutamente anche per se stesso risolvere il problema di Jacob. Quindi lui è parte attiva e desidera fortemente, spinge quasi con violenza l'astronauta a risolversi. Lui non lo vuole fare, non l'ha mai fatto, ha paura, è un astronauta, che gliene frega lui di fare un lavoro su di sé. E invece la sofferenza e il ragno gli fanno capire, guarda che se non lo fai adesso, non lo fai più, e stai male e soffri come un cane, perché hai paura di guardarti dentro. Ma Jacob glielo fa fare, lo obbliga, perché letteralmente mentre sta lavorando comincia ad avere dei flash che partono nel momento in cui il ragno e lui entrano in relazione, dalla Nutella in poi, diciamo, dalla crema di nocciola in poi, e poi diventano sempre più intensi fino all'avvicinarsi appunto dell'astronave a questa nube, e lì diventa veramente sempre più forte. E poi c'è il momento clou, quando entrano all'interno della nube, dove accadono le cose più interessanti. Adesso, di tu, perché sennò parlo sempre io. Vai. No, ma figurati, sai che... oddio, il concetto che specialmente verso la fine, quello che è venuto un po' fuori comunque, è che entrambi cercano di affrontare le proprie paure, quindi le proprie paure nel confronto di una possibile fine, nel confronto di un possibile rinizio, anche se poi l'alieno è chiaro, no, nel parlare, dicendogli no, ma questo non è la fine, è solo un principio, quindi è chiaro che si espone, però in realtà quello che traspare è che entrambi in quel momento lì stiano affrontando le proprie paure, sempre dovute appunto al percorso evolutivo dato dalla solitudine, perché comunque è un po' la chiave. Sì, è proprio così. Una cosa che a me ha sconvolto è anche il momento in cui il problema che non pensavo potesse essere messo all'interno della situazione è il problema dei genitori. Cioè, il cosmonauta deve affrontare il problema del padre, che apparentemente... Uno dice, ma cosa c'entra all'interno di quel film? E invece è la storia di tutti noi. Quanti di noi hanno ricevuto, secondo me praticamente tutti, enormi condizionamenti, in bene ma spesso in male, da parte dei nostri genitori? E quindi a volte come rivalsa e come comportamento nei loro confronti noi ci muoviamo nella vita. Quindi lui non solamente deve affrontare il problema con la moglie, ma deve affrontare il problema con il padre, che è morto,
ma che si intuisce all'interno del film, che molti dei movimenti che lui fa come figlio non sono altro che dei tentativi di pulirsi la coscienza nel rapporto che ha con il padre. Questi condizionamenti che noi abbiamo nella vita sono una, non dico una piaga, però io mi sono reso conto che praticamente se non risolvi quelli diventa difficile. Devi avere la capacità di affrontare il tuo rapporto con i genitori, perché spesso è veramente vincolante e condizionante. E molto spesso non ti rendi conto, ma addirittura tutte queste rielaborazioni che noi facciamo durante la vita non sono altro che problematiche che possono addirittura, e qui entrano dentro tecniche di altro tipo che hanno a che fare con la psicologia un po' di frontiera, costellazioni zodiacali, costellazioni si chiamano, dove addirittura si dice, ma io ci credo, che alcune delle problematiche che hanno vissuto i tuoi antenati possano ricadere dentro di te, come se ci fosse una specie di osmosi cellulare, per cui i problemi non risolti da un avo potrebbero essere anche i tuoi problemi che tu devi andare a risolvere, perché quel tipo di problematica non è stata risolta. È un discorso un po' difficile e io non sono un costellatore, quindi non mi va di entrare in questo tema, però frequento persone che conoscono questa cosa e parlando con loro, pur nella mia scetticità iniziale, incomincio a dire, beh, insomma, non facciamo i finti tonti, qui c'è qualcosa di strano. La stessa cosa accade nel film. Quindi fa anche quasi il ruolo del costellatore, Irani, incredibile. Lo fa, gli fa rivivere cose che sono comunque accadute a lui, al padre, ma anche solo al padre. Una morte violenta, proprio perché le sue ideologie politiche lo hanno portato a fare scelte estreme, che poi hanno avuto conseguenze sulla sua famiglia, quindi su di lui. E quello che accade è che questi flashback diventano sempre più intensi, sempre più forti, sempre più pregnanti. Lui è sempre quasi alienato da quello che gli sta accadendo e non sempre accade, diciamo, nottetempo, spesso gli accade anche durante la giornata, grazie all'intervento di Anush. E poi c'è questo momento, secondo me, fantastico, che incomincia a esserci verso il secondo tempo del film, dove arrivano le prime domande interessanti. Jacob riceve questa richiesta da parte del ragno. Il ragno gli dice: desideri tua moglie, inteso, quando si allontana. Perché? È straordinario, secondo me, come, forse perché l'ho vissuta, come noi siamo funzionanti in questo. Apprezziamo le cose non quando le abbiamo. È vero. Ci sembra quasi dato per scontato, ma avere qualcuno o qualcosa di prezioso potrebbe essere un oggetto, ma ancora molto meglio, un luogo, meglio ancora, una persona. L'abbiamo lì, ma non lo apprezziamo. E il ragno non si capacita. Allora glielo chiede, ma com'è possibile che tu desideri solamente quando si allontana? Io vedo una vita colma di amore, perché lui vive le emozioni che loro hanno vissuto. E loro, diciamo da fidanzati, vivono delle storie incredibili, piene di fiori, piene di amore, piene di acqua. Tra l'altro con una musica bellissima, Max Richter, il compositore, è un genio. Quindi non solamente immagini evocative, ma anche una musica perfetta, secondo me. Non so se avessi, cioè cercando in tutto il panorama musicale, io un pochino mi piace la musica, non si poteva trovare di meglio. Quindi anche quello è perfetto. E a Amush, il ragno, sembra quasi che non riesca a capire. Ma come fai ad aver generato così tanto dolore in questa donna che amavi, perché poi hai cominciato a non trattarla bene, a fregartene? Ma che valore ha per te il dolore che generi agli altri? Ma non ti rendi conto? E lui casca davvero. Quante volte quindi il nostro egoismo ci porta a
a fare promesse infrante, a dire cose strane per raggiungere lo scopo. Ed è quello che Jacob fa nel momento in cui accade qualcosa di ulteriormente sconvolgente. Già lui, il cosmonauta, è messo male. Ma cosa accade? Che il ragno percepisce che la razza umana ha questa mancanza di empatia, fondamentalmente, e in questo momento il cosmonauta rappresenta un po' tutta la razza umana per Jacob, e fa qualcosa di estremo. Da una parte fa capire a Jacob che tutta questa solitudine che lui sta percependo e che comunque forse un po' tutti spesso percepiamo è una solitudine che viene un po' autoinflitta da quello che noi consideriamo il nostro ego. E dall'altra parte accade che Jacob, appunto, rimane solo perché il ragno prende consapevolezza di che razza di persona c'ha davanti, uno che ha generato un dolore assurdo nel momento maggiore di amore nel rapporto di coppia con Lenka, e dice basta, ce la faccio più a. È come se non riuscisse a digerire quella pesantezza di emozioni. E abbandona la navicella. Ovviamente lasciamo perdere il lato scientifico che un ragno cammini fuori da a 250 sotto zero, prossimo allo zero assoluto. Lasciamo perdere la parte razionale, abbiamo detto prima. Ma il ragno se ne va. Non siamo lontani dalla nube, ma lui, Jacob, sprofonda nel più totale abbandono. Sì, Perché? quello lì è un altro punto fondamentale, infatti, della storia, dove arriviamo proprio, diciamo, verso gli spunti finali, dove in effetti lui, per fargli comprendere, per dargli questo shock emozionale ulteriore, decide di dire va bene, arrangiati, cioè se non ci vuoi proprio arrivare, fai quello che vuoi, in poche parole, no? Sì, proprio così. E in quel momento rimane che non ha più niente. Ha perso il rapporto con la moglie, ha perso il rapporto con il pianeta, perché sono anche partite le comunicazioni intanto. Può comunicare con una specie di hackeraggio che lui ha fatto, comunica con un cellulare, e qui arriva un altro momento bello, riesce ad hackerare il suo sistema di comunicazione, questo connect di cui parlavamo prima, che era partito, era saltato, ma lui lo hackera. Non, poco prima che succedesse tutto ciò, e riesce ad entrare in contatto con un suo amico che è all'interno della base, a cui chiede semplicemente una cosa: lascia tutto, prendi la macchina e vai a portare questo cellulare a Lenka, a sua moglie, che, presa dallo sconforto, sta per partorire e si rifugia in campagna. Si rifugia in campagna perché vuole cercare di non pensare a quello che sta vivendo e vuole dedicarsi alla cura del momento clou della sua vita, che è appunto il parto. Ma questa situazione che sta per accadere, cioè lui che vuole cercare di liberarsi da tutto quello che sta sentendo dentro, comunicandolo alla moglie, trova un momento veramente difficile, perché immaginate essere abbandonati, non avere più la moglie, non avere più il pianeta, non avere più quasi la missione, perché sembra che in quel momento tutto non abbia senso, perché il tuo migliore amico, quello che ti faceva compagnia, che ti stava aiutando, ti ha abbandonato pure lui. Sei nel panico più totale. Però realizza tutto il male che ha combinato sua moglie. E come dicevo prima, combina una telefonata e fa questa bellissima telefonata, molto, molto particolare, in cui chiede semplicemente al suo amico di far ascoltare alla moglie la sua voce, perché sa perfettamente che la moglie non vuole più parlare con lui, l'aveva intuito. E quindi gli dice: guarda, vuoi che continui questa missione? Prendi questo cellulare e fai sì che mia moglie ascolti questo. Torniamo ai parallelismi. Che cos'è questa? Una forma di catarsi in cui lui spurga, si libera di tutto quello che ha generato, tutto il suo male, una specie di urlo che poi in realtà è perfettamente confezionato, perché lui addirittura si veste bene, una telefonata, e questo si veste bene, si veste bene per poter parlare con la moglie, che non deve interloquire con lui perché sa perfettamente che non lo farà, deve solo ascoltarlo e lui si può finalmente liberare. Quindi è una sorta di catarsi, una specie di redenzione, come nella religione cristiana, dove c'è l'essere umano che viene redento da
da un ente superiore. È una Ecco, quella è redenzione una specie di... personale. Sì, esattamente, una redenzione personale. Questa volta non c'è un intermediario, ma tu ti liberi, almeno a tuo modo, per quello che riesci a fare, sapendo che non puoi alleviare le pene dell'altro. Però almeno finalmente riconosci in lei qualcosa che prima non avevi visto. E finalmente lui la vede. Prima erano una coppia banale, come tutte, ma in quel momento lui la vede. Sono due esseri che finalmente non hanno più le maschere della personalità che proteggono. Sono due anime che si incontrano. Anche se ci sono milioni di chilometri di distanza, non c'è una visuale, c'è semplicemente una voce che parla e una che ascolta. Ma lei riesce a cogliere la sincerità. E da lì in poi anche l'atteggiamento di lei cambierà. Quindi questo rapporto onirico che ha vissuto grazie al ragno con il padre e con la moglie, qui torniamo alla puntata precedente dove parlavamo di come in realtà nella nostra realtà onirica, che io chiamo realtà onirica, quindi qualcosa di reale che noi abbiamo vissuto, scomponiamo ciò che viviamo nella nostra vita di veglia, la ricombiniamo in quel mondo. Per poter affrontare eventualmente ciò che è inaffrontabile nella nostra vita di veglia. Lì, grazie al ragno, questa cosa diventa strapalese, proprio evidentissima. Sistema tutto, perché è vissuto proprio tridimensionalmente, non c'è una parvenza di sogno, è proprio sentito completamente, e l'oggettività di ciò che sta vivendo è il fatto che il ragno, appunto, era compartecipe, ma in quel momento non c'è più. Lo ha abbandonato e lì diventano ulteriori problemi. Però quello che accade, che è strano, è che anche, come dicevo prima, il ragno è un essere umano, anche se è un ragno. E quindi anche lui se ne va, ma poi dice: che faccio qua? Sono solo. E ritorna da lui. Quindi anche la persona che fa il superiore, che dice: ah, bel carattere che c'hai, allora sai cos'è? Ma vai a quel paese. In realtà poi lui che l'abbandona, che era già l'essere più solo, non ce la fa ad andare verso il principio da solo, non vuole affrontarlo da solo. E quindi ritorna e si ritrovano, ma si ritrovano finalmente diversi. Uno perché sente che comincia a provare dell'affetto verso il cosmonauta, il ragno. E il cosmonauta che quando lui se n'era andato, solamente pochi frame prima, aveva fatto urli strepitate, ti prometto, torna qua, sei il mio miglior amico, io morirò senza di te. Le classiche scenate che facciamo anche noi qua sul pianeta Terra, appena qualcosa ci va storto, cominciamo a dirne di tutte, completamente ottenebrati dal nostro ego e dai nostri scopi egoistici che ci portano a fare veramente i peggio attori per ottenere quello che pensiamo di desiderare. Quindi c'è la liberazione finale, no, dove poi alla fine scaturisce l'abbraccio. Esattamente, la cosa bella è che loro si sono sempre evitati perché ovviamente uno è un ragno, quindi come essere umano ha quasi paura di toccarlo. Ma la cosa peggiore è che il ragno ha ancora più schifo che l'umano lo tocchi, non si toccano, ma in quel momento si abbracciano quando lui ritorna nella navicella. E quell'abbraccio interspecie è qualcosa di emozionante perché... E anche recitato bene, cioè diciamoci, cioè Adam è proprio bravo a fare quella scena. È vero, lo adoro. È bellissimo, sì. E siamo all'inizio del clou del film. In pratica, lui si è chiarito con la moglie, sperando che qualcosa accada. Lui si è chiarito con il ragno, perché lo ha aiutato e lui, il ragno ha aiutato lui e viceversa. E L'universo. il principio è lì davanti. Mancano pochi minuti, pochi secondi, la navicella entrerà all'interno. E finalmente accade, entrano nel principio. E che cosa accade? La cosa più inaspettata di tutte, che Amush, il ragno, si sente male. Afferma che c'è troppo silenzio per lui. E quando dice questa frase si capiscono già un po' di cose. Perché il posto... che rappresenta l'origine, il principio, è così silenzioso. Perché lì probabilmente siamo come all'inizio, siamo tabula rasa, siamo ancora non
incisi, siamo vergini, siamo nuovi. È come se il tempo si tornasse indietro e non c'è più tutto il peso, il fardello che le emozioni negative hanno generato dentro di noi. Amush, che probabilmente vive di emozioni, ma questa è la mia interpretazione, lì non ha più nutrimento, non sente niente, sente solamente silenzio. In quel momento anche le emozioni del cosmonauta accanto a lui probabilmente non le sente più, perché anche lui sta vivendo questa sorta di epurazione, di pulizia interiore. Solo che entra nel panico e quindi incomincia a scappare nuovamente dalla navicella, solo che questa volta lo fa in preda al panico. Prima l'aveva fatto per punire l'astronauta, perché era veramente stato cattivo nel suo comportamento con la moglie. Non cattivo, imprudente, era, non si rendeva conto, come diceva Gesù sulla croce, no? Lasciateli fare, non sanno quello che fanno. Ecco, stessa cosa, il ragno diceva: con questo non c'è niente da fare, sono messi male. Invece stavolta il ragno se ne va perché è in preda al panico. Quello che prima era accaduto, pochi minuti prima era accaduto al cosmonauta, adesso è nel panico lui. Perché nel panico? Perché non c'è più emozione, perché c'è purezza, c'è silenzio. E lui questa cosa non la regge. Però devo dire che è ineluttabile, la navicella va in quella direzione, non può che accadere. Ma il cosmonauta per la prima volta incomincia a fare un'azione, non un pensiero, un sentimento, un'azione non egoistica. Prende, abbandona tutto, si mette uno scafandro, abbandona la navicella con quelli che dalla Terra gli dicono: ma cosa stai facendo? Tu sei pazzo, non devi uscire, devi mettere gli strumenti. Possiamo chiamarla una connessione con il tutto? Cioè, nel senso, lui entra come in connessione, cioè per la prima volta lui mostra una connessione con tutto ciò che lo circonda, come se in effetti inizi a comprendere che il suo ruolo, cioè dicendo: io all'interno di questo universo, nella mia vita, finalmente ho un ruolo, e automaticamente, non più egoisticamente, dimostra di essere in connessione con il tutto. E quindi ecco perché probabilmente corre immediatamente dietro, e lui questa volta, come dicevi tu, che va ad aiutare Anuk, che è scappato in preda al panico. Quindi... Sì, e penso che sia anche un movimento più di pancia, cioè per la prima volta nella sua vita la sua mente razionale di cosmonauta che deve arrivare alla meta viene abbandonata, per la prima volta sente un sentimento fortissimo che lo obbliga di pancia a fare un'azione imponderabile, perché probabilmente può destinargli la morte, perché abbandona l'unico posto dove può essere minimamente sano qualora tornasse, e decide di inseguire un ragno che, senza scafandro ovviamente, sta girando per questa nebulosa e lo va a cercare con una specie di bombola di gas che serve per spostarsi all'interno di questa nube, per poterlo riprendere, come se potesse in qualche modo per la prima volta restituire il favore, salvarlo. Ci prova, quantomeno ci prova. Riescono, si riabbracciano in mezzo a questa nebulosa e quello che accade è che il ragno confida che hanno poco tempo, quindi lui sente che sta per morire. La cosa bella è che quando lui dice tutto ciò non viene detto in maniera drammatica, ma è come se il compimento del suo viaggio fosse all'interno del principio, come se fosse la sua reale meta. Fa capire al cosmonauta che non è così per lui, glielo dice, sì, ma per lui è l'inizio della fine. Però lui si sente a casa e quindi ha un tono di voce che tra l'altro è molto bello, perché nel doppiaggio in inglese c'è una voce molto, l'ho sentito, molto molto bella, che è doppiata direi bene in italiano, e si sente dalla voce che è una voce avvolgente, calda, non è una voce di uno che ha paura, che scappa, è uno che capisce che sta arrivando alla fine, ma c'è quel senso di serenità perché il viaggio è compiuto. Ha compiuto. Questa cosa mi ha ricordato un'intervista che ho visto pochi giorni fa, in cui Yuri Kamisaska, il migliore amico di Franco Battiato, racconta l'ultimo giorno di Battiato, in cui intravede
nello sguardo di quello che poi diventerà forse l'ultimo giorno in cui Battiato è rimasto in vita, aveva questo sguardo come dire io sono arrivato. Quindi lui sembrava sereno. E quando ho visto quell'espressione mi è venuta in mente una cosa, quel parallelo lì. Quindi mi è venuto in mente il maestro Franco, insomma. Finito male, ma grande persona per noi ricercatori, no? E lì cominciano, prima che il ragno muoia, delle frasi che sono il clou del film. Quindi le ho proprio scritte affinché possiamo commentarle insieme. Allora, Amush spiega a lui, proprio frase da incisa sulla pietra, tutto è permanente e nulla lo è mai. Wow, forte. Ci ho pensato parecchio questa frase, perché da una parte implica che tutto quello che noi pensiamo e facciamo rimane impresso nell'universo, in una sorta di archivio. Sì. Però tutto quello che viene impresso non è impresso col fuoco, è fluido. Quindi mi fa pensare allo scorrere del tempo, che noi vediamo in maniera lineare, ma che probabilmente non è proprio così. Come se ci fosse una fluidità, il futuro interferisca con il passato. Non solamente il passato genera il futuro, ma che il futuro vada a modificare il passato. Sì, ovvio, ho capito. Quindi il nostro presente, che va ovviamente a modificare il futuro, se il futuro interagisce col passato, è una ruota, è un ciclo. Il tuo cambiamento attuale, il tuo stato attuale va a generare una sorta di passato mutevole. Qualcuno potrebbe obiettare, sì, però il passato è passato. Non sono sicuro di questo. Ci faremo una puntata di Black Mirror. Però dico, faccio un breve spoiler. Siamo sicuri che quello che noi ricordiamo dei nostri traumi che noi abbiamo vissuto siano anche non solamente traumi, anche incontri tra persone, siano esattamente come andati come noi ce li ricordiamo. A me è capitato di vederlo e anche di provarlo, di viverlo, di due persone che raccontano degli aneddoti di molti anni prima, e uno racconta una cosa e l'altro ne racconta un'altra. Entrambi sono sicuri e dicono la stessa verità. L'hanno vissuto insieme, uno dice A, l'altro dice B. Chiaro che uno dei due mente, ma se l'hanno vissuto insieme. Siamo andati a Praga, ti ricordi che siamo andati in quel locale? A Praga. Io e te, sì, no, tira fuori le fotografie. Io avrei giurato che a Praga non ci sono mai stato. Ecco, queste cose qua sono cose che capitano al nostro interno, proprio perché noi rimoduliamo il passato. Non dico che c'è qualcuno o qualcosa di più intelligente che fa, che se lo penso, convenientemente emergere quello che è giusto in quel momento per te, o cancella, questo è più interessante, quello che è meglio che in questo momento tu non vada a spangare, polverare. Esatto. Però ho cominciato a pensare per la prima volta che questo messaggio possa essere importante, perché appunto mi fa ricordare questo discorso di una sorta di tempo fluido, di cui appunto ne parleremo. Altra frase. Questa è anche interessantissima. Dice, ricordati che nessuno deve soffrire. Minchia. Ma noi siamo in Italia, ci dicono che nasciamo con un peccato originale, che dobbiamo portarci il peso e che dobbiamo pentirci delle nostre malefatte. Quindi se nessuno deve soffrire, non ha pesi, da dove vengono tutte queste sofferenze, questi pesi? Li generiamo noi. Però noi pensiamo che sia parte del gioco. E invece lui dice, guarda che nessuno deve soffrire. Se vuoi soffrire, che vuoi fare? Però sulla carta, se c'è una sofferenza, l'hai indotta tu, l'hai generata tu. Questo è più o meno il messaggio che dà. Per noi, appunto, con questo tipo di religione, ma mica solo la nostra, non è facilissimo da ricordare tutto ciò. Non c'è niente da espiare, siamo noi che autogeneriamo la nostra sofferenza. Altra cosa che dice, sempre velocemente, che tutto è come deve essere. Wow. Tutto è come deve essere vuol dire che c'è qualcuno, qualcosa che ha una regia totale, perché tutto è come deve essere, non come dici tu
o come dice lui, o come dice l'altro, o a caso. Uno dice, solo un film. Stiamo facendo questa serie Black Mirror perché non si parla solamente di solo un film, ma è qualcosa che dall'inconscio collettivo emerge ed entra all'interno di ciascuno di noi e tocca determinate corde. Per qualcuno è un film del cavolo. Io sono sicuro che ci saranno persone che hanno fatto la recensione che cominceranno a dire, se va bene, sì, un po' noioso lì, un po' noioso là, un po' rotto, un po' qui, poi problemi tecnici, recitato così. Cioè, troveranno mille difetti. In realtà, emozionalmente, è un film pieno della vita dell'uomo. È un gran come film. L'uomo è migliore. È vero, d'accordo? Un film. Assolutamente, cioè. Se tutto è come deve essere, dov'è il libero arbitrio? Io penso che il libero arbitrio, l'ho già detto nella puntata 1 e lo ripeterò in tutte le puntate, non sia altro di come noi decidiamo di vivere ciò che è impostato per noi. Quello che forse veniva chiamato il fato dai greci. E bisogna rifletterci ogni tanto. Tutto va come l'ultima. Esatto. L'ultima è, lui comincia a pensare fortemente alla moglie perché l'astronauta è convinto che sta per morire pure lui, si mette in testa questo, ma giustamente c'è una bomboletta d'aria lontana dall'astronave, sta in mezzo alla nebulosa, e chi lo salva questo? Quindi lui è convinto di morire, sente le stesse sensazioni che ha provato quando era piccolo e stava per morire sott'acqua, e allora ripensa all'oggetto principale, allo scopo della sua vita in quel momento, l'amore, qui torniamo a quello che mi hai chiesto prima, l'amore verso la moglie. Allora lo percepisce il ragno prima di morire e gli dice, ma vuoi sentirla? Le parole sono, le leggo, ascolta il silenzio per connetterti. Ascolta il silenzio per connetterti. Qui torniamo ai parallelismi. Noi che a ogni 3 secondi cellulari, messaggini, cose. E ci viene ricordato come in realtà occorra avere un'introspezione e un legame con qualcuno per poterlo sentire. E noi non siamo assolutamente abituati a tutto ciò. Anzi, la nostra società ci porta a fare l'opposto, a comunicare le peggio cose. Sto facendo l'insalata di ortiche, sto andando al gabinetto, sto andando al supermercato, vuoi le barbabietole. E qui ci viene detto che nel silenzio tu ti puoi connettere con le persone con cui sei legato. È una cosa che non siamo più abituati a fare. Quindi, se vogliamo anche estenderlo in una maniera meno pragmatica, paradossalmente è un po' l'assenza di ego che borbotta dentro di noi, che continua a dire io, e ci vuole fare delle cose, che lascia lo spazio affinché frequenze che provengono dalle persone, oggetti, animali, luoghi, che possono richiamarci, possano echeggiare dentro di noi. Ma se lo spazio non c'è, questo non può accadere. Quindi solamente nel silenzio del proprio ego che borbotta, noi possiamo connetterci con ciò che è noi, perché noi ritroviamo noi fuori di noi in questa vita. E finalmente arriviamo al clou, dove lui coglie l'amore verso sua moglie, lo sente veramente. Da cosa si capisce che finalmente c'è? Perché lui afferma, io voglio solamente l'amore verso Lenka, voglio solo il suo bene, il suo bene. Sì. Per tutta la puntata era il suo bene dell'astronauta che vuole andare lì sopra, lei che deve aspettarlo. In questo momento lui realizza che sarebbe anche disposto a morire per il suo bene. Quindi lui viene cancellato, finalmente silenziato l'ego. Quindi il tuo benessere è legato al benessere della tua amata. Meraviglioso. Fantastico. Meraviglioso. Finalmente quindi assistiamo alla morte dell'ego, e lui si ritrova in questo ambiente virtuale, perché accade nella sua mente, con Lenka, e si incontrano. E devo dire che qua, e poi la chiudiamo, è successa una cosa un po' particolare, nel senso che la persona che mi ha
segnalato a me il film, mi aveva detto della fine e ha detto una frase in cui si dice: hai visto che poi alla fine però i coreani sono arrivati? Sai che io non avevo visto il finale. Io ho guardato tutto il film, anche i titoli di coda, perché volevo sentire la musica e il mio cervello ha cancellato che sono andati a salvarlo. Cancellato. Quindi io sono andato, quando parlavamo con lui, gli ho detto: ma guarda che l'hanno salvato, lui è morto. È morto nel momento in cui virtualmente incontra la sua amata, lei gli dice: ma tu sei disposto a morire per me? Sì, io per amore sto con te. Sembra una cosa molto romantica, invece nel film è descritto in una maniera talmente poetica che è letteralmente l'assenza, la cancellazione del proprio ego per l'altro. Quindi è molto più bello di come lo sto Amore descrivendo io. incondizionato. Sì, è proprio l'amore incondizionato. E io ho cancellato la scena in cui gli ultimi 5 secondi, alla fine, i coreani, che arrivavano secondi in questa missione, intravedono la navicella e lo salvano. E negli ultimi 5 secondi c'è un'oggettiva telefonata, cioè dall'astronave coreana, chiama la Terra e si contatta con l'amore. Io non l'avevo vista. Eppure ho visto il film, io non l'avevo vista. Ci ho pensato parecchio, e quando dico parecchio io voglio dire parecchio. Alla fine ho dovuto andare a cercare. Cosa ho scoperto? Che il regista voleva seguire ciò che erano le tracce del libro da cui è tratto. E nel libro lui muore. Nel libro lui muore e finisce esattamente come io non ho voluto vedere nel film. Ma il regista non ha voluto farlo finire così perché hanno girato il film durante la pandemia. E quindi voleva lasciare un messaggio di speranza e di amore verso le persone, e quindi ha cambiato il finale per renderlo differente. Dopo. Questo non lo Era so. più bello pensarlo come lo volevo fine far finire io nella mia testa, e nella mia testa io l'ho fatto finire così. Ma poi un mio amico mi ha detto: riguardalo. Però riguardandolo ho capito la profondità del film, ed ecco che stiamo facendo la puntata, perché alla prima visione io non l'avevo colto. Quindi ora non mi sento in colpa perché abbiamo spoilerato il film, perché tanto alla prima visione. No, perché questo film merita di essere guardato a prescindere, anzi, forse visto dopo la nostra puntata potrebbe facilitare proprio il fatto di cogliere proprio tutti questi spunti, questi particolari che già vengono fuori durante il film, in effetti, però poi grazie a te, in questa tua maniera fantastica di esporla, secondo me si mettono in risalto molti particolari e molte sfumature che magari potevano sfuggire ad un occhio meno attento, perché il film in Io sé, non ripeto, se uno lo credo di guarda. essere così bravo a esporlo, ma è veramente fatto bene il film. Sicuramente il romanzo da cui è tratto non è niente male, però è fatto bene il film. Grande musica, grandi immagini, grande recitazione, evidenti problemi di natura razionale se uno analizza le parti scientifiche. Evitiamo di fare un'analisi razionale del film, facciamola col cuore e troverete uno dei, secondo me, dei più bei film degli ultimi anni. Siamo vicini alla zona interstellare. Va bene. Direi che per stasera possiamo anche a questo punto concludere la nostra puntata e quindi non ci rimane che salutare il popolo di Radius 23 che ci ha seguito per tutto il tempo Grazie della pazienza, sì, grazie. e ci vediamo alla prossima puntata, quindi va bene. Ciao a Ciao a tutti. tutti, eh. Ciao ciao ciao. Ciao.